prima al mio collega consigliere Ernesto Volpe e poi ai relatori. Buona continuazione. Allora, buonasera a tutti. Anche per me, come ben sapete, è la prima volta che rappresento in questo momento l'amministrazione in un convegno. Quindi innanzitutto porto i saluti della nostra amministrazione, come ben vedete sono presenti molti esponenti. Più che diciamo in questo momento presentare la festa, vorrei fare dei ringraziamenti. Qualcuno mi dice sempre: ma tu ringrazi troppo. Sinceramente, alle persone che si impegnano per la collettività, per la comunità, come soprattutto le associazioni, andrebbe fatta una statua. Però in questo momento ciò che possiamo fare sono i ringraziamenti. Innanzitutto agli organizzatori, complimenti davvero, l'associazione commerciante in primis, che sono simbolo del lavoro e del sudore, e soprattutto in questo momento lo hanno dimostrato. La Prologo solo paga con Antonio, il saluto, e non solo eventi, simbolo di precisione soprattutto e correttezza. A parte gli organizzatori, i ringraziamenti vanno agli sponsor e alle attività commerciali tutte, sono moltissime quindi non posso elencarle tutte, però ci sarà un banner dove saranno esposte tutte le attività commerciali che hanno partecipato. Importante sono le associazioni, che sono un po' sono di meno rispetto alle attività commerciali, quindi gradirei elencarle tutte e magari spiegare anche un po' il programma delle associazioni. Innanzitutto il Comitato San Rocco, che esporrà una mostra di ciò che ha organizzato negli ultimi anni nel portone di Lucia Capasso. Poi ci sarà il Cenobio con Cenacolo Rosa del Roseto, presente qui l'Avvocato Tanzillo, e nella sede del Cenobio saranno esposti diversi libri che l'Avvocato Tanzillo cederà appunto al Cenobio. Song Solo Paga e l'Azione Cattolica, come avete visto, hanno esposto delle fotografie e dei cartelloni all'entrata. Le fotografie sono a cura di Paola Panebianco, cui vanno i complimenti, e infine c'è cioè Non Solo Anziani che presenterà il libro in collaborazione con la Prologo di Solo Paga. Successivamente la Misericordia, che è sempre disponibile, infatti vedo Chiara e altri esponenti della Misericordia sempre disponibilissimi in ogni iniziativa. La Protezione Civile di Telese Terme, è stata contattata direttamente da Pina, che ringraziamo. I Vigili, Vitangelo, Rufino e Rosaria, indistintamente tutti e tre. I ragazzi che curano lo spazzamento della pulizia del paese con la raccolta dei rifiuti, perché in questi giorni stanno lavorando intensamente, partendo da ieri proprio con la fiera, hanno dovuto fare gli straordinari. E infine i ragazzi di Blackout, che ci hanno curato e ci stanno curando l'impianto elettrico in questo momento. Spero di non aver dimenticato nessuno. Tornando proprio al tema delle associazioni, vorrei fare un invito. Associazione in questo caso intendiamola non in senso giuridico, tra virgolette, ma in senso lato, cioè unione, collaborazione, perché è da questo che parte tutto e quindi è grazie a questo che possiamo continuare a mettere in atto eventi, mostre, rappresentazioni, per cercare di dare una spinta sia alla società che all'economia del nostro paese. Quindi associatevi in senso lato, non ad una o l'altra associazione, ma partecipate, collaborate, e l'amministrazione comunale soprattutto è qui per ogni vostra iniziativa. Grazie a tutti e passo la parola all'avvocato, credo, no, a Salvatore. Ok, Salvatore. Buonasera. Buonasera. Abbiamo voluto dare un